Successo di pubblico, massiccia partecipazione di atleti del territorio, circa 300, qualità tecnica molto elevata. Non ha tradito le attese della vigilia, in buona sostanza la gara di Taekwondo ITF organizzata dalla Federico II di Svevia al Palasport di Minervino Murge. I protagonisti si sono alternati nelle competizioni di forme e combattimento. Il successo nel medagliere conclusivo è andato proprio alla Federico II di Svevia Barletta e Andria, che ha collezionato complessivamente 119 piazzamenti sul podio. Molto bene si sono comportati anche gli atleti di Korean Team Trintapoli, Team Ardito Andrea Canosa, Team Pistillo Minervino Spinazzola, Yul Gok Margherita di Savoia e Team Ricco Barletta. Il campionato di Minervino Murge ci regala sempre grande soddisfazione, sia per quanto riguarda una numerosa partecipazione di pubblico che per gli atleti. Un plauso particolare va a tutto il team arbitrale che ha lavorato duramente per lo svolgimento di questa gara, che è stata molto fluida e molto ben organizzata. Abbiamo visto numerosi atleti di ottima caratura partecipare a questo campionato, perché si stanno preparando per le selezioni che si terranno sabato per partecipare ai campionati europei che si terranno a Praga a fine aprile. L'evento è servito al commissario tecnico del Team Italia Giuseppe Ranotte per stilare la prima lista di preconvocati per gli europei di Praga del prossimo anno. L'elenco, non ancora definitivo, comprende ben 22 atleti che si ritroveranno domani a Barletta presso la sede della Federico II di Svevia a partire dalle ore 16 per un importante stage di preparazione alla rassegna continentale.